risolvo mai i miei problemi che cadono testa in giù, fraintendo sempre mentre cerco di restare. Sono quattro giovani musicisti marchigiani che per pura passione si sono ritrovati a unire le loro competenze ed i loro strumenti, inaugurando l'estate 2023 con una serie di concerti live e la pubblicazione del loro primo singolo dal titolo Come sanno fare te, che mi fai respirare come fossimo ancora in piedi. Alla fine nessuno che qua ci resta. Nicola Colomboni di Marotta, cantante autore del testo, Nicola Ragnetti, bassista di Mondolfo, Nicolai Giuliani, batterista di Fano e Tommaso Golaschi, chitarrista di Ponte Sasso, sono oggi i Senza Volto, gruppo indie con influenze punk rock. Praticamente ci siamo conosciuti, in realtà all'inizio io e Nicolai suonavamo insieme da quando eravamo più o meno bambini. Dopo le strade si sono un po' divise e col tempo adesso ultimamente ci siamo ritrovati, abbiamo iniziato a scrivere le prime canzoni e da lì a lì sono arrivati i primi live e quindi avevamo bisogno di suonare, avevamo bisogno di un gruppo e quindi abbiamo trovato musicisti, insomma. Dopo poi è arrivato Tommaso alla chitarra e Nicola Ragnetti al basso, che non è oggi qui presente con noi, e qui sono nati Senza Volto. La cosa bella del gruppo è che ognuno di noi viene da un background musicale diverso. Io amo molto il pop punk, quindi Blink-182, quella scuola lì. Lui magari più il cantautorato, l'indie, quindi magari artisti come Battisti, Gaetano. E lui invece ha un background più metal, quindi Bring Me the Horizon. Cerchiamo di far confluire tutti questi generi in un qualcosa che in realtà anche noi facciamo ancora difficoltà a cui facciamo difficoltà a dare un nome. E se dovessimo dire dei nomi di alcuni artisti a cui facciamo più riferimento, forse Willy Peyote, Venerus, e quindi sound abbastanza indie, però con influenze magari più alternative rock, più hip hop, qualcosa anche più punk, appunto ancora più strong. Quindi sì, siamo un po' un ibrido e facciamo confluire tutti i nostri background in questa cosa, ecco. Il nome del gruppo è ispirato al personaggio dell'omonimo film del famoso studio Ghibli, La città incantata. Rende l'idea dell'animo umano, o meglio, di un suo lato celato, impercettibile dall'esterno, ma che dentro cresce e logora. Il singolo, appunto, Come sanno fare tutti, è uscito ufficialmente su tutte le piattaforme di streaming, potete ascoltarlo ovunque. E il nome del gruppo appunto è nato dopo aver scritto il testo di questa canzone, perché ci siamo resi conto che c'era questo senza volto che veniva tirato in causa e da lì c'è nata l'idea insieme di chiamarci così inizialmente. Cadremo come sanno fare tutti quanti, come sanno fare tutti i grandi. Come sanno fare tutti è un brano caratterizzato da parole graffianti e cariche di emozioni, con un testo che esprime un profondo concetto nella relazione di coppia. La canzone trasmette un'intensa carica emotiva, esprimendo la delusione e la consapevolezza che le storie d'amore, anche le più intense, possono arrivare a una fine inevitabile. Sì, il testo praticamente esatto, racconta questa storia d'amore fra queste due persone che poi volo giù da te, che mi fa respirare come fossimo ancora in piedi, ma alla fine nessuno che qua ci regge, e cadremo come sanno fare tutti quanti, come sanno fare tutti i grandi. C'è anche un riferimento al fatto di non avere punti di riferimento, esatto. E praticamente oltre alla storia d'amore c'è anche questa critica, diciamo, ai grandi, e al mondo che ci hanno lasciato i grandi, ed è appunto stato scritto nel momento in cui avevo finito l'università e mi ero ritrovato appunto a dover entrare in questo mondo che non mi aspettavo che era così complicato e lasciato in maniera un po' così d'amble. Oggi Senza Volto, dopo diversi concerti live nel territorio marchigiano, sono pronti per affrontare il Jazz Festival che si terrà a Fano dal 22 al 30 luglio. Dopo aver fatto vari festival come Svicolando e l'anno scorso anche il MAF, il Marotta Acustica Festival, adesso chiudiamo, diciamo, l'estate in bellezza partecipando al Fano Jazz in the City il 22 luglio in piazza 20 settembre, e parteciperemo anche a un altro festival dopo di quello il 28 luglio, Samara Festival in Abruzzo. Il vostro pubblico dove potrà seguirvi? Su praticamente tutti i social che si conoscono adesso, su Instagram principalmente, su Facebook pubblichiamo di continuo tutte le date e
Su Spotify ci trovate come Senza Volto, brano, sì. Su Instagram sono un senza volto, perché come noi anche voi dovete sentirvi un senza volto. E poi volo giù da me e torno a respirare e sento anche da mare, e sento anche da mare.